Allarme siccità, sotto gli occhi di tutti, la carenza di precipitazioni, i danni sono prevalentemente a carico degli agricoltori, ma ormai in diversi comuni ci sono delle restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua. Questa mattina, per fare il punto della situazione, abbiamo raggiunto l'ingegner Alessandro Jacopino, direttore generale dei consorzi di bonifica della Baragia Biellese e Vercellese, quindi per intenderci la gestione anche delle dighe. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, qual è la situazione in questo momento? Allora, per quanto riguarda gli invasi, visto che li ha citati, la situazione è abbastanza tranquillizzante per quanto riguarda le dighe dell'Ostola e della Ravasanella, poiché sono pressoché piene. L'Ingagna invece presenta ancora un deficit di circa 9 metri, è anche vero che però l'Ingagna è quella che si riempie molto velocemente nel caso in cui arrivino queste benedette piogge che aspettiamo. Ovviamente queste sono delle infrastrutture che sono rivolte più che altro ad aree irrigue ben definite, di estensione comunque rilevante per noi, ma modeste rispetto a tutta l'estensione risicola della pianura. Va detto tuttavia che sono anche infrastrutture importanti per l'acqua potabile, perché due di queste dighe, sottese a due di queste dighe, ci sono i potabilizzatori dell'Ostola e dell'Ingagna, che comunque servono numerosissimi comuni, soprattutto direi quasi esclusivamente della provincia di Biella, tra cui anche alcuni molto rilevanti come Cossato, ma non solo, Sausola, Mottacciata, Benna, Verrone, Masserano stesso, Brusnengo, Cerrione, quindi comunque diciamo una gran parte, la quasi totalità dei comuni biellesi di pianura. E quindi avere comunque la possibilità di contare su questi comuni di una dotazione abbastanza certa, almeno per le prossime mensilità, è ovviamente fonte di tranquillità. Analoga tranquillità non si riscontra invece quando si parla di fonti superficiali, e questo tanto per l'agricoltura quanto per l'acqua potabile. Per esempio, su un'altra presa, che è la presa che si ha a Postua, e quindi su tutto l'acquedotto sotteso alla linea di Postua, quindi comuni come Curino, Lozzolo, Villa del Bosco, una parte di Masserano, Sostegno, ecco, per dirle tutta questa direttrice di comuni, la dotazione è veramente ai minimi termini.